Il Napoli, in maglia bianca, si è travestito da Real Madrid, sia pure a metà, per spaventare l'Avellino. È riuscito a vincere negli ultimi 5 minuti. Murelli ha imitato Cendo, bloccando Maradona, ma forse è l'argentino che ha bisogno di una boccata d'ossigeno. E quale occasione migliore che la trasferta tra i monti dell'Irpinia? La cronaca, primo pericolo per i padroni di casa al 19esimo. Sull'angolo di Maradona il gran tiro è di Francesco Romano, Carega è in ritardo. La risposta dell'Avellino è affidata a Anastopoulos, che dopo lo scambio bocca fresca a Gazzaneo salta anche Garella e poi si tuffa. Tutto regolare. Un minuto dopo, 32esimo, è Carega che si libera, ma la sua conclusione è deludente. Prima dell'intervallo, grande intervento di Di Leo che devia in angolo una forte conclusione di Francesco Romano. Ripresa. Occasione clamorosa per Carega dopo soli 11 minuti. Il passaggio è di Giordano, l'errore, addirittura clamoroso come quello di mercoledì, dell'attaccante, che non è Paganini e quindi si ripete. Bianchi al 36esimo decide di sostituirlo con Carnevale e fa bene. 4 minuti dopo è il novello figliol prodigo azzurro a siglare così una velocissima iniziativa di De Napoli. La partita finisce qui. Linea agli spogliatori. Ma penso che il mister insomma ha azzeccato gli ultimi 5 minuti mandandomi in campo, ho avuto la fortuna di fare un bel gol, sono molto contento, ecco. Due punti importanti, voluti e ottenuti meritatamente, penso.